Mi fa veramente strano essere senza la mia tipica collanina, però l'ho spaccata un po' di tempo fa perché si stava rompendo e devo ancora sostituire il cavo. Comunque siamo venuti a fare la sauna. Io non l'ho mai fatta in questa parte dell'albergo e c'è una cosa strana che adesso vi faccio Di vedere. qua c'è la parte carina con le docce e la sauna vera e propria. Qua c'è una specie di spogliatoio fuori fuoco. Ok, qua è tipo lo spogliatoio, il divanetto, tutto carino. Ma mi spiegate perché qua c'è il water? Cioè, c'è un water, ma non c'è la porta. Quindi praticamente uno entra da qua per fare la sauna e tu sei lì che fai i tuoi bisogni. Faccio la doccia perché non vorrei entrare in sauna già sudato. Sì, ma aspetta, finisce. Ah, sì! Bella raga! Bella raga, bella raga. Si sta appannando il telefono. Ah! Era troppo calda. Ma che bei colori psichedelici. Siamo pronti per fare un bel gavettone con un guanto trovato in un armadio. Secondo me non si vede niente, ma io voglio buttarmi da questo dirupo. È un po' alto. Mi sono tipo svirgolato un polso. Non mi prende. Oddio, ha funzionato. No, adesso bisogna andare al fiume congelato. Di là, perché devo andare io per primo? Così se il ghiaccio non è abbastanza sottile finisco giù. Il bello è che con la GoPro non si vede assolutamente niente perché siamo già in piena notte. Madò, però è bellissimo, tutto che sbrilluccica alla luce del lampione, la neve freschissima, tutto il fiume immacolato finché non sono arrivati gli italiani. Che bello, scriviamo qualcosa nella neve. Stanno passando le macchine. Aspetta, c'ho tutto un ditivo sporco. Oddio. Oddio. Sì, guarda che spessore che ha il ghiaccio, è impossibile che si rompa sotto il nostro peso. Fa veramente impressione quando passano le macchine perché senti tutto il casino. Tira su però, dammi una mano. Aspetta, mi sa che mi sono incollato. Aiuto! Che 60-70 centimetri. Chi rima ultimo è scemo. Madonna ragazzi, fa troppo freddo. Non mi toccare la pancia. Siamo in troppi, stiamo facendo uscire l'acqua. Vai in Ci dobbiamo stare per forza. No, ci stai, ci stai. Sì, l'acqua caldissima arriva da questo buco qua. Perché qui c'è la stufa. Ragazzi, devo ammettere che è bellissimo stare qua a mollo nell'acqua bollente. Vedete che cade la neve. È un contrasto fantastico. Però ci sono due possibilità: o svengo o scompenso cardiaco. Mi dispiace, è finita. Chiudo il canale. Adesso stiamo facendo la sauna. Si stava buttando la neve. Si stava buttando la neve? È arrivato il momento di sfidare il freddo per tornare in hotel. Siamo usciti dalla vasca e adesso andiamo bagnati fradici verso l'albergo sperando di non morire durante il tragitto. Sto morendo di freddo ai piedi. Sto morendo di freddo ai piedi. No, qua è profonda, vai che è profonda. No, ragazzi, mi fa malissimo i piedi, Madonna. Dai, muoviti, io. Mi stai esplode. Fai luce avanti, mi cade il costume. Oddio. Oddio, che male alle dita dei piedi, mi fanno un male boia. Devo metterle a mollo nell'acqua calda. Siamo tutti vivi se siete gli iscritti di Nicolò, comunque. C'è un problema, mi sono reso conto che quando siamo andati giù nella sauna a fare curling umano, ho lasciato le chiavi in stanza, quindi sono chiuso fuori. Non c'è neanche il doppione. In costume, con l'accappatoio e le ciabatte, tutto bagnato. Volevamo provare ad aprire la teca con dentro tutte le chiavi, ma indovinate qual è l'unica mancante? Esatto, proprio la 17, quella della mia stanza. Ragazzi, sono le 6:21 del mattino, non riesco a rimanere sveglio ulteriormente, quindi mi hanno ospitato. Dormirò sul loro divano perché hanno una stanza bellissima. Gli altri anni non erano così belle le stanze, io ve lo dico, cioè questi sono proprio appartamenti, c'è pure la cucina, guarda qua. Io dormirò su questo divano e abbiamo trovato fortunatamente un piumone, metto la sveglia tra un'oretta e mezza, sperando poi di trovare qualcuno col passepartout. Ok, mi hanno aperto, adesso ho tipo un'ora per preparare la valigia e ce ne andiamo. Ci vediamo al prossimo video.